Buongiorno, sono il dottore Fucchi della Municipale, le dico subito che tutta questa situazione verrà ripresa senza la sua immagine personale. No, ma puoi anche metterlo. Assolutamente. Grazie, allora potevamo farci dare una copia dell'immagine. Alla fine possiamo Grazie, buongiorno. La signora è la nostra collega? Sì. Va bene. Allora, dobbiamo procedere sempre con la sanzione amministrativa. Vabbè, guarda, mi avete proprio interrotto perché stavo proprio scrivendo il ricorso del prefetto, perché io ovviamente mi sto aspettando, metto qua a aspettare passivamente e so già che ci sono delle cose che posso contestare. Comunque ditemi che cosa mi volete verbalizzare. Adesso dobbiamo verbalizzare la sanzione riferita ai falli che vengono scoperti. Ah, quelli che hanno già fatto o una nuova che mi fa? Una nuova sanzione che facciamo. La terza? Sì, e poi dobbiamo procedere al sequestro amministrativo degli stessi falli. No, non potete mica farlo. No, no, allora, dobbiamo procedere. No, adesso vi spiego, per cui c'è una grande confusione legislativa. Avete già fatto degli abusi. Il primo verbale che ne avete fatto, ma l'avete fatto consegnare ai vigili urbani. Ma noi siamo vigili urbani. Non potete, è il giudice che deve mettere la sentenza del reato di offesa alla decenza. È il giudice che lo deve fare, se lo fate voi è un abuso di potere, scavalcate un ruolo che non vi compete. Primo. Secondo, la multa amministrativa voi non la dovete fare a me, ma al proprietario del locale. Ma no, perché lei questa è la legge, No, voi dovete farlo al proprietario del locale perché voi state dicendo che questa cosa qui offende la pubblica decenza. Io sono in causa su questa cosa qui e vi faccio vedere che sono nella legge perché voi o non la conoscete oppure l'ho fatto del partito preso. Allora, siccome io sono nella legge, la legge mi tutela e ho capito bene che cos'è che fa offesa alla decenza pubblica ed è degno di essere sanzionato di somma amministrativa. E glielo spiego. Questo oggetto qui, essendo un'opera d'arte, è un'immagine, non può fare offesa a lei. Se io lo prendo e glielo agito, arrivo avanti e la imbarazzo, questa è offesa di indecenza e merita una sanzione, chiaro? Voi questa cosa non la sapete, la ignorate, io invece la so. Bene, mi scusi, lei è l'artista? Sì. Ok, allora noi qui andremo ad applicare una sanzione amministrativa, la normativa, lei sta parlando di penale e non vorrei perché non siamo in campo penale. A me mi hanno fatto una sanzione amministrativa sul reato penale. Allora, depenalizzato, quindi siamo in campo amministrativo, il sequestro che verrà applicato in questo caso non verrà applicato, lei non può rifiutarsi. No, io mi rifiuto, categoricamente a questo sequestro. Non può, perché è un sequestro di natura amministrativa che fa riferimento all'ente che lei ha detto, il prefetto, cioè, non il giudice. Qual è l'articolo 13 della 689 prevede in campo amministrativo di applicare i sequestri amministrativi che vengono confermati dalla prefettura che ne ha già avuto notizia. Poi non lasci finire, che così le dico i suoi diritti. Lei ci deve lasciare operare, dopodiché lei ci può, come dice lei, denunciare per l'abuso, può fare quello che crede. Io vi ho prima dell'abuso che c'è per fare. Ma però lei non può intralciare l'attività. No, io vi contesto il fatto. Ha ragione, lei può contestare la legge italiana. Perché finora... Poi nel diritto si vedrà chi ha torto o ha torto. Certo, però... Però le anticipo. Non ci vada a mettere in un campo penale perché se lei a questo punto ci intralcia la nostra attività amministrativa, però no, io lo faccio, io lo faccio, mi assumo la responsabilità di andare in penale, perché è una ragione artistica umana. Voi mi impedite di voi non potete fare questa cosa, io mi oppongo, mi dovete arrestare. Ok? Noi faremo il sequestro. No, non lo fate! Faremo il sequestro perché lei non può impedire. No, io non impedisco! Lo assegniamo a lei. Se non si muove di un pelo mi potete salvare. No, non esiste. Poi domanda: quale dei due alberi? Però lo facciamo noi, non si preoccupi. Quello che lo fate voi, cioè voi fate i giudici? No, noi non facciamo i giudici, lei ricorrerà ai giudici, noi no, voi siete vicini. Va bene, una gentilezza, no, un documento. Loro sono vigili municipali, confermate? Sì, confermate. Ecco, e si mettono nel ruolo di giudicare quello che deve fare il giudice e mi dicono che lo devo accettare, io non lo accetto. Sia chiaro? Non lo accetto. Signor Montelli, gentilmente ci dà un documento. Sì, certo. Voi ce l'avete un documento? Io glielo ho mostrato. Io glielo ho fatto vedere appena sono entrato. Io non l'ho notato perché ero concentrato su altro. Poi guardi, se ci vuol segnare diamo anche i nostri numeri di matricola, non ha bisogno di prenome e cognome, capito? Ah, potete anche dire la voce alta. Sì, allora io sono il numero 94, sono l'ispettore Fucchi. Bene, piacere di fare la sua conoscenza. Allora, poi gli altri... Ho detto io Serino, non me lo faccio ritirare fuori, ci fidi sulla parola. Dica il suo nome. Ah, l'ho già detto. Bene, e loro? No, io l'ho detto anch'io, non il suo problema. Ciri, questo è il tesserino, che l'ho fatto vedere prima all'ingresso. Sì, è vero. Mi stanno concedendo una grande cortesia, perché il nostro tesserino di polizia non può essere lasciato in mano a nessuno. Sì, ma io che ne so, qui giro truffatori, ma non lo può toccare, quindi noi vede tutta la nostra disponibilità. Comunque. No, le dico francamente, adesso lei l'ammiro come artista, perché fa delle opere d'arte, però le dico cortesemente, non stia a intracciare perché va a eccedere. Poi lei può fare denunce, se noi commettiamo abusi, lei ha tutti i diritti. Però se si mette e si intraccia questa operazione che noi facciamo, noi scatoliamo e le lasciamo. Non lo potete fare! No, si va a mettere in una rogna più grossa di quello che ha, capito? Cioè, io non siamo. Dovete sequestrare. Però vedi, lei dice, voi vi state erogando una responsabilità da giudice. E lei fa uguale, lei sta giudicando, voi non lo potete fare, io non lo faccio fare. Mi oppongo, perché un mio diritto viene violato. Se, ma lei dice, però lo deve decidere un giudice alla fine, cioè noi stiamo violando, non lo può decidere lei. No, io vi contesto che voi possiate fare. Ma certo, ma guarda, lo stiamo registrando noi, lei lo sta registrando con questi atti. Perché non andate a verificare che forse potete impedire un misunderstanding, una confusione? Perché potete anche verificare che state sbagliando, cioè, sono state verificate, sa che non veniamo qui da lei così sprovvedute, abbiamo fatto le verifiche, se quello che lei sta commettendo è un illecito amministrativo che prevede se qua. Non lo è un illecito, io sto facendo questo lavoro per la pace, lo capite o no? Vedete solo il cazzo? E mi venite a multare perché io faccio qualcosa per la pace. Lei lo sa, io mi incazzo su questa cosa. C'è della gente, dei cittadini che hanno fatto esposti, hanno segnalato. Io solo con l'arte, non è violenza. Questa non può produrre violenza. Violenza se lo prendo in mano e lo do in testa a qualcuno, ma la multa la fa chi fa la violenza. Creda che da parte nostra possiamo condividere tutto. Eseguendo degli ordini. Io condivido perché sono questi ordini mi oppongo. Però sono quelli della legge italiana, non si può. Mi faccio arrestare. No, non si faccia arrestare. No. Non si faccia arrestare, no, guardi. Lei così sta intracciando l'attività. È peggio, guarda. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Voi non li toccate. Non li toccate, hanno un valore enorme queste cose qui. No, noi non le vogliamo mica donare, lei ha un valore di immagine perché gliela lasciamo qui. Io li voglio qui. Qui c'è il lavoro della mia vita, c'è il mio sangue, c'è quello che io credo, capito? Voi non potete venire qui con l'esercito, io ve lo impedisco, cazzo. Ve lo impedisco. Chiamo i carabinieri, porca puttana. Cioè, lei può chiamare chi vuole, cioè non è che... Cazzo, ma voglio vedere, ma qui, ma cosa stiamo? Scherzando di sto Natale del cazzo? buongiorno, parlo con il 113? Buongiorno, sono un artista che ha un negozio di sculture qui in Via Bacimanti, dove ci sono dei vigili urbani che stanno facendo, a mio avviso, un reato, stanno facendo un'azione che non possono, ed è quella di sequestrare la mia merce. Io mi oppongo e vi sto chiamando per chiedere il vostro aiuto. Se venite... No, io gli voglio impedire di farlo, io non voglio che mi portino via le cose, non può... No, ma non secondo me, secondo la legge, mi sono informato, io come posso fare per impedire questa cosa? Perché io mi oppongo col corpo, io mi oppongo col corpo. No, io il ricorso lo faccio adesso col corpo, vi avviso anche a voi. Ok? Ok, ok, il 113 è usato. Tanto quando voi non volete ragionare si va distinto, allora andiamo distinto. A che punto siamo? Ma siamo che io, se voglio venire in che... Io accetto no, solo Montelli. Nel nome? Francesco, Franco, ascolta, ti dico, lo ripeto perché è inutile che diciamo, se non ci permetti di fare collaborazione siamo obbligati ad arrestarti. Mi arrestate? Ma non li portate via di qui? No, ti arrestiamo poi dopo li no, non li portate via, cazzo! Perché ti vuoi mettere in una situazione perché così? Perché è una cosa che io non la posso accettare! Ma può avere, le ho già detto, 100.000 ragioni! Mi state dicendo che non posso fare il mio lavoro, capisci? Vado a dire a un chirurgo che fa il lavoro del cervello, che non può fare il suo lavoro. No, lo state facendo perché io sono vent'anni che mi preparo questo momento. Non li tocchiamo nemmeno. Ma non mi interessa. Ascoltate, io sono in causa sulla prima multa e la seconda è anche adesso. Aspettate il responso. In questo campo qui va bene. Lei tu consideri di questo sequestro qui lunedì mattina può già porre ricorso di merce che rimane a sua disposizione qui. Sì, bene, dai, ed è solo quello della lì, cioè noi non andiamo nel merito. O questo o se no sono botte. Lui ha chiamato il carabinieri, allora adesso ci ristocchiamo con la... Vi faccio una concessione, il sequestro lo fate virtuale, sono virtualmente sequestrate. Allora ci mettiamo il cartone nella vetrina, no, va bene? No. Mettiamo il cartello che dice le opere che vedete sono bianche e rosse? Anche? Sarebbe perfetto. Non te la concedo. Perché no, cazzo? Arriva sulle case. Ascolta, adesso aspettiamo. Noi ci stoppiamo, aspettiamo i carabinieri. Bravo. Speriamo anche vengano. Magari. Poi arriva il mio comandante e il responsabile. Poi dopo ci fermiamo. Bravi. No, ti dico, quella cosa lì di qui andrà via. Guarda, volere volare va via. Un giorno rideremo di questa cosa qui. Rideremo. Ma detto già adesso, perché non ripeto, nessuno ce l'ha con lei, ce lei deve prendere considerazione. No, ma ripeto, per me è una cosa particolare. Sapete perché? Ma certo. Perché quello che succederà andando avanti sarà talmente bello che voi direte, madonna. Sai bene che l'artista arriva 10 anni prima dell'opinione pubblica. Ed è anche forte. Difendere la creatura, io non sono una pecora, non faccio battaglie del cazzo, ma sul mio lavoro, io sono 20 anni che sto preparando in questo momento, se figure sono le provocazioni, battaglie, queste robe. È la provocazione dell'artista. Qui è l'artista che in questa fase ha superato la degenza. Mi avete fatto capire la potenza di questo simbolo, certo, ne porto solo fortuna. Ne porto solo fortuna. Gesso Regina. No, gesso. Gesso c'è anche freddo. Non è uguale a gesso. Questo qui così intarsiato viene fatto dopo. Questo ho fatto prima il modello. Poi ho fatto lo stampo per poterli vedere quando sarò pronto perché la produzione... Ma com'è la commercializzazione? Ah, lo saprò al giugno del prossimo anno. Perché? Io mi sto preparando, Quello che succederà è una bomba, voi non avete idea. Internet o... Cioè, ma già li vengono a comprare, non si comprano adesso. Però sì, lì su questo fronte è arrivato un po' dopo, perché prima c'è arrivata la raccia meccanica. Con no, le palle, quello lì era non da poco, con le arancia meccaniche, con due palle così che dondolava. Ma il messaggio che c'è dietro al mio lavoro è ancora meglio dell'arancia meccanica. L'arancia meccanica ha fatto vedere la violenza quando c'era vicino. Sì, no, quello era di no, mi ricordo la statua sul mobile. Sì, no, i cori cazzo che dondolava. No, vediamo adesso, vediamo un po' di Paolo, perché se no non c'è anche la batteria, perché noi i nostri potenti mezzi.